E dunque ritorniamo in diretta mentre sono ancora in corso le votazioni per il voto di fiducia in aula al Senato, la fiducia al nuovo Premier Mario Monti che ieri ha giurato al Quirinale. Noi ricordiamo, però non l'abbiamo ancora fatto, mentre salutiamo Paolo che ci sta scrivendo, non l'abbiamo ancora fatto, non abbiamo ricordato i numeri per poter interagire con noi in diretta tramite SMS, il 342 41 51 406 oppure chiamando lo 06 6579 6348, ancora lo 06 6579 5328, o altrimenti semplicemente scrivendo sulla nostra pagina di Facebook. Noi abbiamo anticipato nella prima parte, vogliamo far sentire assolutamente tutte le voci di coloro che sono favorevoli a questo nuovo governo, coloro che non lo sono. Abbiamo ascoltato nel corso degli ultimi giorni vari esponenti ovviamente politici che ci hanno detto la loro. Questa sera salutiamo però subito il segretario della destra, l'onorevole Francesco Storace. Buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie per avermi chiamato. Buonasera a lei. Dunque, nella giornata di oggi si è parlato molto del nuovo governo, si è parlato anche a margine del discorso di Mario Monti, un discorso che ha trovato come? Ma guardi, il problema di Monti sono le azioni, non le parole. Certo, immaginare che la casa diventa di nuovo qualcosa da temere se la tieni. Quindi l'ICI? Sai, l'ICI patrimoniale, tutto quello che ci può essere. Insomma, preoccupa un po', perché credevo che si fosse fatto qualche passo in avanti nel non considerare come qualcosa su cui accanirsi la casa dove abitiamo. Però lui ha fatto anche un discorso praticamente rivolto a sinistra, dicendo che vanno rivista anche il sistema pensionistico e va rivisto anche il problema, tutto il sistema del rapporto di lavoro. Perché io voglio dire, ha dato una botta a destra e una a sinistra. Sì, il manche, no? Il manche. Però insomma, noi vedremo la parola. Infatti, a me comunque non piace come nasce questo governo, perché vede, il punto d'origine c'è sempre in un problema. Noi abbiamo deputati e senatori che non abbiamo eletto, che ci scodellano un governo che non abbiamo votato. Quindi in sostanza lei vede una, diciamo, una smentita in qualche modo del principio democratico dell'elezione in questo governo. Avrebbe preferito magari elezioni anticipate? E se lo vedessi solo io, diciamo, sarebbe un problema minore, credo che lo vedono in molti, a pensi a sinistra che si devono cibare un governo presieduto da un amico delle banche e che alla difesa c'è pure un militare, insomma, manco Pinochet l'ha fatta una cosa del genere. Sì. Però insomma, questo è anche il risultato praticamente di una carenza politica che c'è stata negli ultimi anni, obiettivamente. Beh, oddio, ci sono state difficoltà legate a un terremoto che c'è stato all'interno del Popolo di Libertà, perché la cessione dei fili non è che è stata una cosa leggera, no? Certo, certo. Ma anche ha privato il partito di maggioranza di una componente importante. Si doveva forse andare giallo dalle elezioni, su questo aveva ragione probabilmente Bossi, e poi si sono pagate le conseguenze, l'instabilità continua, questo è quello che ha provocato. Anche la difficoltà dei rapporti con Tremonti, anche la difficoltà dei rapporti tra Berlusconi e Tremonti ha giocato. Sì, questo c'è stato, però è sempre nel momento di crisi, perché poi nel momento migliore del centrodestra, insomma, quelle sono state discussioni fisiologiche, poi si è arrivati alla patologia del rapporto. Ecco, lei come vede il futuro? Vede un proseguio di questo governo tecnico, quindi un Monti che durerà fino al 2013, oppure elezioni che comunque arriveranno subito dopo la messa in atto di queste misure annunciate? Diciamo che nel 2013 si voterà anche se i mercati dovessero ballare come adesso. Io non so se c'è una medicina adatta per cui fra un anno è tutto finito, no? Mi pare difficile crederlo. Gli esperti, gli economisti dicono che la crisi non sarà di breve durata, quindi però non è che si può interrompere la democrazia, nemmeno la scadenza naturale. Io credo che, come è stato saggiamente detto in Parlamento da più di un soggetto politico, questo governo ha il compito di attuare gli impegni presi con l'Europa e poi di concludere il suo mandato, di finirlo, insomma, non è obbligatorio che arrivi al 2013. Beh, anche perché se arrivasse al 2013 dovrebbe affrontare perlomeno il problema anche della legge elettorale. Perché si trova no, un referendum. Ma che c'entra questo? Scusi, perché è un governo che non è stato scelto dagli elettori, che non ha deputati e senatori votati dagli elettori, si mette in mezzo, no? Questa roba. Beh, credo che il governo farebbe bene a starsene tranquillo. E se la Consulta approva il referendum, che succede? O ve lo decidono gli italiani. Gli italiani riportano nel Mattarellum. Qual è il problema? Beh, non è certo una delle migliori leggi elettorali che possiamo avere.
perché no, scusi, si sceglie il candidato contro l'altro candidato. Ecco. L'elettore comunque ha la parola finale. Ecco, io vorrei ritornare un attimo però sul concetto principale, insomma, perché lei oggi ha dichiarato poi che ovvio, chiedo scusa. Prego. Poi ovvio che anche a me piace di più la preferenza, perché ecco, 15.000 elettori hanno scritto il mio nome per portarmi alla regione, quindi insomma è chiaro che preferisco quella, però siccome so che sulla preferenza in Parlamento non ci sentono, forse i collegi possa essere la cosa migliore. Ecco, ritornando invece alla domanda, questo è molto chiaro, secondo lei oggi ha dichiarato che Berlusconi ha gettato la spugna perché è prevalsa l'angoscia per le accuse ulteriori che potevano arrivare sulla situazione economica, quindi la situazione economica ha inficiato anche un governo democraticamente scelto dagli italiani? Beh, col linciaggio che gli hanno fatto, braccio, perché si pensava che se lunedì scorso lui fosse stava ancora a Palazzo Chigi lo spread sarebbe andato oltre 500 di differenziale, tutto questo è successo con Monti. Ecco, quindi... E quindi cioè, non è cambiato assolutamente nulla, c'è stato un complotto contro la persona, questo non credo che ci possano essere dubbi. Ecco, ma la domanda è se il sistema finanziario può causare danni simili, quali il crollo di un governo, perché fino a ieri nessun governo si è proposto una riforma dei mercati o degli interventi a limitare le capacità d'azione e influenza della finanza? Guardi che mi pare difficile immaginare che in tempi di globalizzazione i governi frenano il vento dei mercati. I governi devono costruire strutture solide all'interno, casomai per proteggere i ceti sociali più esposti di fronte al vento della globalizzazione economica. Devono cercare di investire su ricerca, infrastrutture, formazione per reggere la sfida globale. Ma non è che il governo può fermare la finanza, insomma, questa è una cosa. Casomai dovrebbe limitare lo strapotere. Ecco, banche, sì, anche interventi, appunto, chiedevo a limitare le capacità di influenza. Gli errori che sono stati commessi, e non da questo governo, ma ormai sono 10 anni, come si è entrati nell'euro, il cambio sfavorevole, come si è gestita la privatizzazione delle banche, Banca Italia, chi lo sa che non è una banca pubblica dello Stato, è una delle banche che concorrono a formare il capitale privato della Banca Centrale Europea. E sono le banche che scrivono sulle banconote che abbiamo in tasca quanto valgono. Ma in realtà loro fissano il prezzo di quella banconota, ma non il suo costo, che è infinitamente minore. La differenza è il debito pubblico con cui lo Stato deve pagare. È che si ingrassa, che divora le nostre capacità economiche. Ecco, molto. Però l'obiettivo a questo punto è quello che il governo riesca, l'attuale governo, a superare questo momento di crisi particolarmente grave e a lasciare praticamente poi lo spazio alle elezioni, e poi a quel punto si vedrà, insomma, tra i partiti chi vincerà. Ma nessuno può augurarsi il male della nazione, ci mancherebbe. Certo. Io credo che però questo governo sia la scelta più sbagliata. Ma se PDL e PD sono coerenti con le loro idee, ma come fa ad andare avanti il governo? Perché allora vorrebbe dire che ognuno di loro sbaglia, no? No, lo stato di necessità forse che, esatto, ha spinto tutti alla ragionevolezza. Però forse la debolezza. Può darsi anche che sia debolezza, anzi è anche forse debolezza. Ecco, non c'è dubbio. Questo lo scopriremo strada facendo. Intanto, onorevole, noi la ringraziamo della sua partecipazione e della disponibilità e le auguriamo un buon lavoro. Grazie. Grazie all'onorevole Francesco Storace, leader, segretario della destra.